Siamo a Cossano Canavese, sotto il bellissimo castello di Masino. Il Canavese è una terra al confine fra Piemonte e Valle d'Aosta. Qui c'è Fufi, al secolo Fulvia Stefenone, che è una vera e propria istruttrice, una maestra, una lady chef, non so come definirla, perché lei quanti anni fa? 14. 14 anni fa ha inventato una scuola di alta cucina che si chiama come lei, la Fufi. A chi si rivolge questa scuola? Un po' a tutti, a un'utenza direi a 360 gradi, in quanto ci sono i ragazzi che studiano all'alberghiero e vengono a perfezionarsi, a prendere idee e quindi anche a fare un po' di pratica, in quanto la nostra scuola è soprattutto una scuola pratica dove tutti operano. E poi a tanti amatori, quindi uomini, donne che sono appassionati di cucina, a persone che hanno voglia di introdursi in questo mondo e quindi chissà un domani fare qualcosa per conto loro. E quindi direi che è un pubblico veramente diversificato, ecco, quindi. Cosa vuol dire fare alta cucina oggi? Alta cucina per me oggi significa far godere il piacere della buona tavola, soprattutto in modo sano e quindi puntando al massimo sugli alimenti, sulle preparazioni, utilizzando alimenti sani e quindi fare degli abbinamenti che ci permettano di appunto godere della buona tavola, ma soprattutto di stare bene. E poi ovviamente anche di saper presentare, saper abbinare, saper mettere insieme vari ingredienti, vari colori che danno comunque fanno del tutto questa una bella cerimonia che è la tavola praticamente. Ecco. So che questa sera c'è un menù importante, con Fulvia lo andiamo ad assaggiare. Quindi chiederò a Fulvia di lasciarti questa piccola targa del Gottaligusto, il ricordo della serata, così una piccola cosa. Però vorremmo anche metterti al collo, non il guzzaglio, ma il gran collare gastronomico del Gottaligusto e farti socio onoraria del Gottaligusto e nonché le insegne che le stiamo dando adesso, le insegne sono quelle di accademico e ambasciatore del gusto del mondo, perché tu col tuo prezioso lavoro nei confronti dei giovani, nei confronti delle persone che vogliono propagandare la buona cucina italiana nel mondo, stai facendo un lavoro molto importante, lo stai facendo da 14 anni, non è poco. Grazie Fulvia. Io credo che comunque ciò che rimane della cucina italiana è la nostra tradizione, quella che noi dobbiamo portare nel mondo, i nostri piatti, la meraviglia di avere ogni regione una tradizione con dei piatti straordinari, dei prodotti straordinari che credo pochi altri paesi abbiano, se non proprio. E quindi io credo che quello che rimarrà sempre e che è proprio la nostra tradizione, fatta bene, cucinata bene, con dei prodotti sani che ci permettono veramente di tornare agli origini. Grazie. Sì, lui è un amico per olio e venite anche voi ed è un mio allievo, è stato un mio allievo e adesso si è fermato. Parecchio tempo che collaboriamo insieme ed è un grande aiuto. Ecco, personale, bravo, staff di cucina che lavora e Grecia. Sono dei grandi professionisti. Grazie a tutti e grazie anche a suo marito. Mio marito. È sparito, si è difilato. Mio marito è timido. Tipo dei mariti. Un vino siciliano, l'azienda Cummo. Maurizio Cummo è il produttore, Silvio Sessa è l'ambasciatore dei vini Cummo sul continente, come si dice, come dite voi siciliani, no? Che tipi di vini fate? Vini classici siciliani, Nero d'Avola in Soria, Grillo, Cataratto, ma anche vini internazionali, Merlot, Cabernet, Syrah e via di questo passo. Vini comunque molto curati, non facciamo vini da supermercato, facciamo vini solo per Buongustai. Ecco, cosa vuol dire fare un vino per Buongustai? Che tipo di vino ti piace fare, Silvio? Vuol dire impegnarsi per non fare... E il vino che fanno gli altri sembra lo stesso, quindi cercare la particolarità come abbiamo fatto con questo, che un Nero d'Avola è vendemmia tardiva,
ed è molto particolare, un 14 gradi e mezzo senza aggiunta di zuccheri e di alcol naturale, e quindi abbiamo voluto fare una cosa particolare, diversa da, da quello che fanno gli altri, ma qualitativamente di alta qualità. Ecco, un vino con l'anima, quindi grazie Silvio, i tuoi vini li troviamo a Torino, li troviamo un po' in tutte le città d'Italia, e sono vini anche molto di moda perché hanno un rapporto qualità-prezzo notevole. Sì, ci siamo tenuti bassini, pensiamo noi, insomma. Però con la qualità alta. E con la qualità alta, questo lo può dire chi ha assaggiato i nostri vini. Noi abbiamo cercato di metterci l'anima, di fare un ottimo prodotto e con prezzi accettabili. Speriamo, insomma, che la gente l'ha capito, e credo che l'abbiano capito dai risultati.